barche storiche. Ciao a tutti, oggi vediamo Teresina, che è un dragozzo. Il dragozzo è una barca storica da trasporto oppure da pesca dell'Adriatico. Il dragozzo è armato con due alberi e vele al terzo. Potete vedere che ci sono le due vele qui sul ponte fissate. Come vedete non ha niente di metallico, tutto è fatto con il tessile. Ci sono i bozzelli che sostengono gli alberi. È una barca bellissima, devo dire, lunga e stretta, è lunga circa 10 metri. Con questa barca facevano il cabotaggio, cioè andavano avanti e indietro dalla costa o per la pesca oppure trasportavano il materiale. Una tipica barca da lavoro. Le linee sono quelle di un tempo, una forma molto regolare, cioè praticamente è tutta larga uguale dall'inizio alla fine. Il timone è a barra, molto lungo. Queste barche pescavano molto poco perché potevano entrare nei canali e arrivare anche sulla spiaggia per caricare. Come vedete non c'è neanche niente di metallico come attrezzatura di coperta. Ci sono anche per ormeggiarsi, tutta la struttura è in legno. Il ferro era molto costoso. Notate che anche le gallocce sono di legno. Quindi tranne qualche bugna, qualche golfare, vedete che anche gli, non so se si vedono, si vedono gli ombrinali per scaricare l'acqua, il capo di banda molto importante su cui bisognava appoggiare le cose e questo è tutto. Gli alberi si possono smontare facilmente, sono imbullonati. Questo probabilmente perché c'era anche l'esigenza di passare sotto i ponti. Alcune di queste barche sono conservate, una è questa che la potete trovare a Bellaio. Ciao a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto e arrivederci al prossimo video.